Amici Montanari, buongiorno, Buongiorno. nuova avventura. Oggi siamo a Mamma Bagnolo mia, Irpino, nella sua regione. regione, Il la sentiero che Campania. faremo è un sentiero panoramico, non faremo vette, ma sarà veramente bello perché cammineremo nella fiumara di Tannera, il fiume Tannera. Il paesaggio è già qualcosa di meraviglioso, guardate. Siamo immersi in un bosco dai mille colori. Oggi un sentiero nuovo, Anna, Eh un sì, sentiero è fluviale. alla scoperta. Giornata bella fresca, siamo su 5-6 gradi, con punte anche di 3. Sì, Il bosco c'è un silenzio. è spettacolare. Da qui, i paletti. Bello, bello. 10 chilometri per circa 500 metri di dislivello. È comunque un percorso impegnativo perché dopo nella fiumara ci sarà da camminare forse nell'acqua e sulle rocce bagnate. Portatevi delle scarpe di ricambio. È tutto pieno di erba secca e non riusciamo a trovare i bolli. Ammessi che ci siano, comunque è fattibile. Peccato che ci siamo un po' bagnando le scarpe, però niente, vediamo dove andiamo a finire oggi. Nel nulla. Penso che sia di qui. Sì, dai, stiamo prendendo il bosco di nuovo. Ok. Ok. La fontana di Don Giovanni, qui siamo a 1060 metri sul livello del mare. La fontana in realtà è un buco in una grotta da dove esce l'acqua sotterranea, molto bella, infatti è tutto bello verde, delle mucche che ci stanno guardando e il sentiero è un po' bagnato, però si riesce ad arrivare a questa fontana tranquillamente di là. Delle curve. Guarda le mucche. 114 a sinistra per la fiumara di Tannera, 114A a destra per completare l'anello con alcune grotte. Praticamente andremo giù, vedremo la fiumara, poi si ritornerà indietro e si continuerà di qua, mentre noi siamo venuti da sopra. È praticamente proprio un bivio. Continuiamo? Sì. Ci siamo già Ti aspetta spogliati, il bello adesso. comincia a fare caldo. Qua c'è l'acqua, adesso dovremmo continuare immersi nella gola fino ad arrivare a una cascata. Ragazzi, il paesaggio è bellissimo, ci siamo solo noi. Noi, il rumore dell'acqua, gli uccellini e ogni tanto qualche animale che ci passa davanti. Bellissimo, raga. Non so io, ma guarda qui. Ragazzi, peccato, peccato che non c'è acqua, altrimenti qui ci sarebbero Spettacolo. state tantissime cascate, laghetti. Pazienza, Spettacolo, meraviglioso. pazienza, però comunque è bellissimo. È un po' impervia arrivarci, infatti Anna si è arresa a solo 15 metri dall'arrivo. E qua finisce il primo percorso. Dopo torneremo indietro per affrontare l'anello contro questa gigantesca parete dove sicuramente in inverno, in pieno inverno, ci sarà una cascata. È veramente bellissima questa gola.
E ora di ritornare indietro, in qualche maniera. Andiamo di qui. Bravo, ma che bravo. E là l'abbiamo attraversato. Eh? Quel pezzo l'abbiamo attraversato. Sì. È bellissimo il posto, anche asciutto. Anche se è asciutto, purtroppo capita, anche perché poi non avremmo avuto l'attrezzatura per farla bagnata, quindi va bene lo stesso così. Seguiteci perché non è ancora finita. È venuto il momento di bagnarsi. Anna, come faremo? sto pensando a rimontanare. Comunque le scarpe di ricambio noi ce le abbiamo. Scarpe di ricambio le abbiamo. Siamo venuti già consapevoli di ciò che ci aspettava. Passiamo di qui. Sorgente Cantariello. Alle mie spalle ci dovrebbe essere una bellissima cascata a formare qui un grande laghetto. Purtroppo ancora non siamo nei periodi di piena, quindi ci dobbiamo accontentare di questo. Continuiamo per il letto del torrente che ci porterà a due grotte e poi alle macchine tramite un bellissimo giro in anello. Oggi è una vera avventura, Giuseppe. Ragazzi, stiamo praticamente saltando da una parte all'altra del torrente, perché il sentiero una volta a destra, una volta a sinistra. Gli ultimi 3 chilometri saranno quasi tutti così, perché in effetti noi non abbiamo fatto altro che scendere oggi invece di salire. Strano per noi amici montanari. Eh sì. 2 chilometri siamo alle macchine, l'ultimo pezzo è bello in salita e anche questo senza bolli e senza sentiero apparente. Dobbiamo andare nell'acqua. Ah, la sigamana. Siamo usciti dal bosco alla fine, da un fuorisentiero, e stiamo facendo l'ultimo chilometro su asfalto.
non ce la facevamo più. Anche questa è la nuova avventura, è giunta al termine. Eh sì, è stata proprio una bella escursione. Bella escursione, tosta, perché i sentieri sono veramente difficili da seguire, si va solo di bussola e di mappa. Peccato per la poca acqua che abbiamo incontrato, le varie cascate vuote, però ci sta, dai. Sì. Comunque le gole erano belle, molto, dai, anche, molto belle. Anche senza acqua. È stato divertente acqua, entrare e uscire, sì, dal torrente. Perché bisogna farlo per poter proseguire con il percorso. Per salutare Michele, sì, e la sua compagna, sì, che 10 minuti fa erano qui, hanno fatto il percorso al contrario, li abbiamo incontrati a metà strada. Ciao Michele, noi ci vediamo alla prossima. Lascia un like, mi raccomando. Ciao, 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 arrivederci.